andare 10 euro a tornare. Dal quello dell'albergo. Invece avete preso in drive. Aspettate, mettetevi qua a moschea che siete più belli. Quindi è la prima volta che siete a Sharm. Vieni qua, Andrea. Andrea, vai. Come ti stai? No, ma stai pure tu, ma tu dove vai? Vai, mettete qua. Stai con tuo figlio, stai vicino a tuo marito. Allora Andrea, intanto dimmi tu che so che segui il canale. A Sharm come ti stai trovando? Mi sto trovando bene, mi sono divertito molto alle escursioni, mi sono meravigliato proprio. Sei meravigliato perché dici pensavi che facevamo cagare, invece. No! No. No. E l'albergo? Vai. L'albergo come ti trovi? Bellissimo. Hai fatto un po' di snorkeling? Sì. Ok, la sì, prima sì. Volta all'albergo ancora no. Siamo dove l'avete fatto? Lì in escursione? Sì, praticamente. In escursione. Siete riusciti a vedere qualcosa? Sì. Loro sì, io no. Io guarda, ho fatto 2 giorni al mal di schiena. Ma mai? Dopo la barca? No, dopo il viaggio. Io soffro di mal okay. di schiena, quindi vabbè. Guarda, oggi se vuoi qua c'è un ristorante di pesce, c'ha tutto il pesce in bella vista, se volete vedere. Abbiamo fatto massaggio oggi. Ok. Com'è, bella lì? Sì, sì molto fantastica. Bella. Fantastica. Ha fatto il massaggio? No, però ovviamente sono andato nella piscina, non l'ho fatto entrare. L'hanno lasciato nell'idromassaggio. Nell'idromassaggio. Ah, ok. Voi a Sharm Vecchia già ci siete stati, sì. Quindi un po' la conoscete. Sì, ho comprato. Che hai comprato, dimmi? Delle scarpe. Quali? Nike, non queste. Non queste. Queste sono dall'Italia. Sono vere. Queste sono vere, infatti stavo a pensare a quello. No, ma no, abbiamo trovate veramente belle. Sì, no, le fanno bene, no, poi dipende da dove hai cercato, insomma. Cioè, perché abbiamo visto quello che c'era all'albergo. Albergo? C'è il negozio di scarpe entro albergo? Sì. Ah, quelli quando esci dalla reception che stanno a sinistra. Sì, loro stanno al Club Reef, ragazzi, che è uno dei migliori alberghi che stanno a Sharm, insomma, si sta molto bene. Ilaria, grazie dell'affetto e grazie Andrea. No, grazie a voi, ragazzi. Firenze, fenomenale. Circa un anno fa c'era la grande conferenza internazionale per il clima, erano anche la Meloni, Biden, tutti i ministri da tutto il mondo, venni a fare un video qui perché stavano costruendo un nuovo comune, non so di filmare all'interno, era tutto in costruzione. Adesso sono tornato, è aperto, devo fare un documento, ma intanto mi fa piacere vedere veramente tutto molto bello. Che c'è? Un aspetto interessante è che loro scrivendo da destra a sinistra hanno messo 1, 2, 3, 4, 5, 6 partendo da sinistra, da destra. No, queste sono cose culturali. Però insomma, un ufficio ragazzi pulitissimo, qua ci stanno poi tutti gli uffici privati se volete entrare a parlare col manager. Una figata. Mi fa piacere vedere che stanno sempre rinnovando, adesso questo veramente è un ufficio come quelli in Italia. Guardate, mi hanno anche regalato, se vi hanno visto che sto facendo pubblicità. Il parasole per la macchina, che io non metto mai, però. Appena riemersi. È stato bellissimo, grazie Omar. Ciao Omar. È stato fenomenale. Scusa, che dicevi? Oh, sta a cantare. Un attimo di silenzio, per favore, prego. Mentre ti bevi il cappuccino. Passa un cammello, un bellino. Sperimentale, grande Andrea. Dammi 5, Andrea. Dai, grande Andrea. Dovrò cantare. Ciao. Molti, grazie, caro. Molti vedrai alla fine del prossimo video. Lo userò più di una volta. Grazie. Grazie per l'affetto. Grazie. Grazie a te. Mo facciamo poi qualcosa su Minecraft, eh? Ciao. Ciao.